Siamo a Campora San Giovanni, siamo con Antonio Isabella, presidente del locale Proloco, che ha organizzato il raduno delle Proloco affiliate all'Umpli della provincia di Cosenza. Raccontaci questa manifestazione, come sta procedendo e cosa vuol dire per lo sviluppo del territorio. Allora, buonasera a tutti. Questa è una bellissima manifestazione, ritorna dopo la bellezza di 3 anni questa manifestazione, il raduno di tutte le Proloco, di tutte le Proloco cosentine, e abbiamo invitato anche le Proloco che rappresentano tutta la nostra regione, quindi ci sono i comitati di Crotone, di Catanzaro e di Reggio Calabria che ci hanno fatto compagnia per questa prima parte della giornata. È importante perché fare rete è la cosa più fondamentale per le Proloco, per noi è un piacere averle avuti qui sulla piazza di Campora San Giovanni. E la giornata proseguirà adesso con una bellissima, con delle bellissime, non è una ma sono altre 4 bellissime esibizioni di gruppi folcloristici e non per quanto riguarda il nostro territorio. Cerchiamo di ripartire, perché dopo questi 2 anni bruttissimi di pandemia, con questo Covid che ci ha un pochino tagliato le gambe, le Proloco a livello calabrese cercano di ripartire. Noi siamo la Proloco di Campora, abbiamo fatto due bellissimi eventi quest'estate e questa è la chiusura del nostro calendario, diciamo così, estivo, autunnale della nostra Proloco e il raduno di tutte le Proloco di Cosenza. Grazie a chi ha partecipato, grazie alle Proloco che si sono fatte centinaia e centinaia di chilometri per essere qua oggi. Pensiamo a Cetti Romeo della Proloco di Reggio Sud, venuta da Reggio Calabria, da Titti Cardamone, venuta da Trebisacce, dalla Proloco di Mormanno che c'è stata pure, cioè persone che hanno venute dopo facendosi centinaia e centinaia di chilometri. Grazie a voi, grazie Proloco per essere state qua e ci vediamo il prossimo anno con una nuova edizione del raduno delle Proloco. Ancora non abbiamo deciso dove, ma in consiglio valuteremo dove e quando ripartire l'anno prossimo. Grazie.